siamo arrivati nella nuova sede Comstil, dopo 5 anni dalla partenza delle nuove autorizzazioni per i numeri che sono stati richiesti e poi ottenuti, pari a 700.000 tonnellate annue di flusso di rifiuti in ingresso contro le 200.000 del vecchio impianto, un potenziale di 330 camion al giorno per il transito ingresso e uscita del nuovo impianto, tutto questo legato chiaramente ai 2,2 km di strada e il ponte sulla ferrovia, che era un obbligo per togliere totalmente il traffico all'interno del paese. Siamo qui dopo un anno chiaramente anche di pandemia e quindi di situazione non facile per quello che può essere la situazione umana e anche industriale, ma l'obiettivo si è allungato solo di 6 mesi, perché la previsione era giugno-luglio 2020 e alla fine abbiamo spostato a gennaio 2021. L'11 gennaio 2021 è stato il giorno dell'apertura del nuovo stabilimento. Tra gennaio e febbraio andavano tutti e due gli stabilimenti, il nuovo e il vecchio. A fine febbraio quello che doveva essere fatto nel vecchio stabilimento è stato trasferito. Tutti ci siamo trasferiti a lavorare nel nuovo stabilimento. Chiaramente è 2 mesi che siamo qui, quindi non è che possiamo dire che l'abbiamo portato a regime, però stiamo facendo una situazione attorno a 40-50% di quello che è il previsionale e il potenziale dello stabilimento. Il nostro obiettivo è arrivare alla fine dell'anno almeno al 70-80% per poi l'anno prossimo cercare di utilizzare tutti i flussi commerciali e lavorativi che abbiamo all'interno delle autorizzazioni di 700.000 tonnellate. All'interno di questo progetto c'è l'avviamento del Panizzolo Mega 1005, testato i primi di gennaio, è 2 mesi che funziona, quindi lo stiamo testando in pieno, la produzione è una buona produzione, non abbiamo ancora fatto la situazione della capienza massima che può fare il Mega, perché stiamo facendo ripartire anche il Mega 1003 per fare una lavorazione ancora più di raffinatura sul prodotto che maciniamo. Gli obiettivi sono installare altre linee di lavorazione e selezione metalli, perché il futuro comunque è di mettere sempre più linee tecnologiche alla raffinazione del metallo. Questo sarà chiaramente nel budget 2022-2023. Siamo effettivamente contenti delle linee che noi stiamo utilizzando in questo momento, che sono sempre state Panizzolo, cioè il quarto mulino Panizzolo che mettiamo in stabilimento, e speriamo che sulla raffinazione riusciamo a intervenire ancora con Panizzolo.